la cattiveria verso di noi, i metodi che si utilizzano per tentare di indebolirci, hanno raggiunto vette mai viste prima. Perché se noi riusciamo nel nostro intento, tutti quelli che hanno bivaccato sulla pelle della nazione, grazie alle amicizie giuste, alle lobby di potere, agli interessi particolari, ai privilegi, beh, dovranno mettersi in fila dietro a tutti quelli che sono pronti a guadagnarsi i loro obiettivi con il lavoro e il valore che dimostrano. Per questo noi siamo un nemico da battere con qualsiasi mezzo, perché siamo uno specchio per la loro meschinità. Il vittimismo di Giorgia Meloni. Nella vicenda, diciamo, legata alla sua vicenda privata, pare che l'abbia portato i consensi anche di persone che non fanno, non, che non la votano abitualmente. È così, ha ragione Ricci, la vittima vince sempre. La vittima non vince sempre, ma è una strategia che in politica si usa molto, soprattutto vuole ripetere la parola da parte dei populisti. C'è un problema con la voce, sì, anch'io. Evidentemente sono vittima di un sabotaggio da Ecco, parte di. esattamente così. Tendiamo così a vedere che tutto il mondo ce l'ha con La noi. prima vittima sono io. Ma il vittimismo è una pratica politica molto diffusa, soprattutto fra chi usa anche altre forme di manipolazione politica, cioè i populisti di tutti i tipi. Nel 2020 il New York Times premiò Salvini come campione mondiale di vittimismo, evidenziando il comportamento che lui adottava rispetto alle iniziative di critica giornalistica o gli interventi giudiziari che miravano a verificare la legalità del suo operato. E adesso tocca alla Presidente del Consiglio. Che cos'è il vittimismo, al di là, diciamo così, delle espressioni folcloristiche? Il vittimismo è una fuga dalla responsabilità, un tentativo di sottrarsi al dovere di rendere conto di quello che si fa e di quello che non si fa. È un tentativo, quando si condisce e si mescola all'invenzione del nemico, di spostare l'attenzione dai problemi, dalle inadeguatezze, dagli errori, a volte dagli errori grossolani, per spostarlo sul piano dei complotti che non esistono, perché se il complotto esiste, se c'è davvero qualcuno che sta tramando in maniera scorretta contro di te, è molto semplice dire chi è. La tecnica è una fallacia classica della retorica, si chiama fallacia del fantoccio. Tu inventi un nemico che non esiste, o inventi una cosa che gli altri non hanno fatto, non hanno detto, e poi te la prendi con questa. Tanto il pubblico, nel migliore dei casi, è distratto, sente che si evoca questa roba qua e solidarizza con chi è aggredito da questo nemico misterioso che non esiste. Quindi che funziona questa tecnica? Funziona molto Funziona nel bene, senso che. funziona molto bene. Il problema è che gli avversari di chi questa tecnica, come Meloni in questo caso, ma altri, in altri momenti, Berlusconi è stato Adesso ne stiamo per parlare con Alessandra. particolarmente bravo, e gli avversari non sono capaci di produrre un armamentario retorico, cioè di buoni argomenti, che mostri quello che stiamo cercando di dire adesso. Sì, si dice fa la vittima, ma non si spiega in che cosa consiste il far la vittima e soprattutto qual è l'elemento, come posso dire, moralmente discutibile del fare la vittima. Cioè, che è manipolatorio, È manipolatorio, ma soprattutto è un tentativo, spesso purtroppo riuscito, di sottrarsi al dovere della responsabilità. Al di là dei casi specifici, c'è un modo molto semplice per capire se si tratta di vittimismo o meno. Se indichi chi sono i complottardi oppure non lo fai. Se non lo fai c'è un problema abbastanza serio. Vorrei aggiungere una cosa a quello che stavamo dicendo. Una componente della struttura caratteriale del vittimista è il narcisismo. Questo non va dimenticato. Cioè il concetto di fondo è: io sono intoccabile, io sono perfetto, io sono il portatore della verità, soprattutto io sono immune alle critiche e sono immune dal rischio dell'errore. Sì. Quando Renzi accusa determinate persone di avercela con lui, è vittimismo? No, in quel caso fa una cosa diversa, un'altra Inverso. fallacia, quella che abbiamo detto prima è quella del fantoccio, qualcosa che non esiste e ti Quella è la inventi. fallacia del fantoccio. Mentre invece in questo caso si tratta della fallacia dell'argumentum ad personam, quando praticamente Sempre invece di obiettare sul merito degli argomenti del tuo avversario, lo attacchi con Sposti. descrizioni grottesche, con accuse più o meno fondate, più o meno infondate. È un argomento che è, ancora una volta, uno strumento per sfuggire al dovere del dibattito civile e democratico sugli argomenti per passare all'aggressione dell'avversario. Anche su questo i leader populisti però sono più bravi di Renzi.